Amici, benvenuti in un nuovo video Try On Haul. Oggi andiamo, ho già aperto e provato i vestiti di un brand che si chiama Retro. Come capite appunto dal nome, si tratta di un brand che realizza vestiti, borse ed accessori in stile anni 50. E ho scelto due vestiti e due tute intere e una borsa dal loro sito appunto. E sono spettacolari. Ho appunto appena finito di scattare le foto per Instagram, quindi se li volete vedere proprio in foto andatemi a seguire su Instagram e anche le clip indossate, così adesso vi posso dare già un feedback per quanto riguarda le cose indossate, che vi metterò adesso a sinistra da qualche parte in sovrappressione. Inizierei direttamente da questa che sto indossando già, è l'ultimo con cui ho scattato, ho detto devo registrare il video, la tengo direttamente su. Si tratta di una tutina, allora io mi sposto da una parte un po' più da una parte in modo che dall'altra vi metto la clip indossata. Si tratta di una tutina intera, come vedete, con il pantalone nero e il corpettino questo color carne. E i pallini pois neri a questi dettagli qui. Allora, per quanto riguarda la parte sopra, avvolge molto bene. Io prendo sempre la taglia più piccola, quindi non mi ricordo se era la S o XS la taglia più piccola, però devo dire che la parte sopra mi avvolge molto bene, ha dietro una zip e perfetta. Il pantalone è abbastanza lungo, nonostante appunto ho preso la taglia più piccola. Io sono alta 1,60, quindi non sono altissima, ma non sono nemmeno 1,40, insomma, quindi il pantalone è molto lungo, infatti io la devo indossare per forza con un tacco, altrimenti praticamente pulisco le strade se metto una scarpa bassa. Però comunque la tutina mi piace molto, anche il materiale è molto valido e quindi approvata. Poi spezziamo con la borsetta, che è esattamente questa qua, è qualcosa di unico, spettacolare. Qui, vabbè, è inutile che vi faccio vedere la clip, ha questo fiocchetto bianco con il manico, così è molto piccolina, pensavo fosse leggermente più grande, però mi piace e dentro ha anche la tracollina. Insomma, c'entra l'essenziale, il portafoglietto piccolo, chiavi, telefono, fazzoletti, però comunque è carina anche per un evento speciale, qualcosa di speciale, è molto molto carina e devo dire anche il materiale sembra molto molto morbido e valido, quindi sicuramente la indosserò. Passiamo alla seconda tutina, è simile a questa che indosso, il pantalone nero praticamente è uguale, cambia però il corpetto. Anzi, in realtà devo dire che questa qui, che adesso vi faccio vedere, è anche leggermente più largo il pantalone. Quindi, vabbè, tanto vedrete sicuramente la clip indossata, però comunque intanto ve l'apro. Allora, amo questo color turchese, non so che colore è, ma raga, è troppo bello, cioè. Ha praticamente fatto, è questa qua è più sbracciata, questa qua invece è a manica proprio corta, quindi ha proprio la manica. Ok, anche dei fiocchetti per fare il fiocco davanti. Qui c'è ancora il cartellino. Anche qui il corpetto è molto valido, cioè nel senso stringe molto bene, lo sento molto avvolgente. Poi il pantalone però è un pochino largo e quindi appunto il pantalone sempre con, cioè la tutina sempre con un tacco la devo indossare. O comunque con una scarpa abbastanza alta, quindi per forza il tacco, perché altrimenti non la posso indossare troppo troppo larga. Cioè, come vedete, il pantalone è molto. Aspettate, eh. Come vedete, il pantalone è molto ampio, proprio abbastanza, e quindi sarà sicuramente il modello, per carità. Però comunque, vi dico la verità, insomma, per forza con il tacco, almeno io, poi se siete alte 1,80, allora è un'altra storia. Ok, passerei ai due vestiti che sono entrambi rossi, come potete vedere. I vestiti mi stanno una meraviglia, cioè la taglia è proprio perfetta, quindi né troppo lungo, né troppo corto, né troppo largo. Iniziamo dal primo. Allora, il primo è bellissimo, raga, è fatto in questo, è molto elegante questo, molto molto. Ok, per quanto riguarda sopra le bretelline, scollo così a cuore, impizzo così, ok, poi in vita ha appunto questo fiocco, così, e poi ha la gonna che scende larga, non so come si dice, come si chiama il materiale, vabbè, comunque lo vedrete dalla clip indossata, si vede che come calza, però anche questo molto molto bello, vediamo la taglia, no, non c'è scritta, no, sì, no. Questo qui ha la zip laterale per essere indossato, però la taglia devo dire è molto molto giusta, quindi top. Ok, passerei all'ultimo vestito, anche qua, ah no, comunque la taglia è la S, quindi mi sembra che sul sito la taglia più piccola è la S. Allora, anche questo qua molto bello, questo
non ha la doppia gonna con quel materiale che aveva l'altro vestito, è tutto proprio in tessuto e ha la particolarità, allora vi faccio vedere, dietro ha sempre la zip. Per quanto riguarda le maniche, così è difficile, ma fortunatamente ci sono le clip indossate. Le maniche così, cioè in realtà no, scusate, queste qua sono le maniche, cioè le bretelline, ok? E poi sulle spalle ricadono questi. Abbiamo sempre il corpettino più, oddio scusami, il corpettino più stretto e poi scende la gonna un pochino più larga. La particolarità è che ha su una gamba la parte più corta e sull'altra invece più lunga. Non so se mi sono spiegata, però morbidissimo anche questo, mi piace molto come è indossato e quindi sicuramente indosserò anche questo, ma credo di indossare tutto in realtà, che queste tutine devo proprio veramente indossarle con un tacco per forza, infatti nelle foto ho anche indossato il tacco. Bene, sono tornata centrale, c'è anche il mio cagnolino che mi fa compagnia. Allora vi lascio il link del sito giù nell'info box e anche i link diretti ai prodotti che vi ho mostrato, se magari vi volete andare a vedere direttamente il prodotto che vi ho mostrato se vi sono piaciuti. Inoltre vi lascio anche un codice sconto del 15% che è Alessia Macci, tutto attaccato, e niente, io vi lascio altre tutte le informazioni insomma giù nell'info box, così ve le potete leggere con calma. Vi mando un bacione, sono molto soddisfatta da questo brand, quindi sicuramente ve lo consiglio e ci vediamo alla prossima.